Padre Portaalcuore è stato il terzo libro che ho pubblicato nella mia vita. È stato un libro che mi ha travolto, nel senso che mentre i miei primi libri sono stati molto apprezzati dalla critica, ma hanno avuto le vendite modeste che si hanno in Italia, con Padre Portaalcuore è successo qualcosa di incredibile. È stato tradotto in 48 lingue, ha avuto decine e decine di milioni di lettori. È un libro molto adatto alle persone giovani, che parla proprio della crisi, della crescita, dell'adolescenza, della post-adolescenza e della conflittualità che si manifesta in quest'età. È un libro che parla anche della profondità del cuore e del desiderio di verità che c'è in ogni essere umano, cioè di raggiungere la verità nei rapporti d'amore. Si sceglie di partire da Vade Porta al Cuore perché è un libro appunto universale ed è un libro che viene tuttora molto letto, perché è un libro che non ha molte pagine, ma è come uno scrigno che ha sempre dei gioielli nascosti. Dunque, a seconda dell'età in cui uno legge, trova cose che illuminano quel momento della sua vita. Vi regalo una frase della Vade Portaalcuore, una delle mie preferite, che delle immagini che mi sono più care. Ogni volta che ti sentirai smarrita, confusa, pensa agli alberi, ricordati del loro modo di crescere. Ricordati che un albero con molta chioma e poche radici viene sradicato al primo colpo di vento, mentre in un albero con molte radici e poca chioma, la linfa scorre a stento. Radice e chioma devono crescere in ugual misura. Devi stare nelle cose e starci sopra. Solo così potrai offrire ombra e riparo. Solo così, alla stagione giusta, potrai coprirti di fiori e di frutti.